Risolvere il problema del traffico attraverso la diminuzione del numero dei veicoli e la cura del ferro. Affrontare il problema della riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico. Valorizzare il patrimonio culturale della città che deve divenire uno dei motori di sviluppo. Queste le proposte di Progetto Roma alla lista del candidato sindaco Alessandro Bianchi. Ho detto in poche parole un programma che mira a tirare fuori questa città dal sonno nel quale sembra caduta ormai da molti anni, in particolare in questi ultimi dell'amministrazione Alemanno. Ma soprattutto una rivoluzione dell'edilizia romana. Riavviare l'industria edilizia, il settore edilizio in gravissima crisi, ma facendogli cambiare completamente direzione. Questa città non ha più bisogno di espandersi, non ha più bisogno che si costruisca nelle aree lontane dal centro, oltre il raccordo anulare, riempendo l'agro romano. Ha bisogno che si rigeneri tutta la città esistente, ristrutturando, adeguando energeticamente, mettendo in sicurezza le scuole soprattutto, tutto quello che serve nella città già costruita. L'obiettivo è rendere la capitale una città bella, efficiente, equa, sicura e sostenibile. Bianchi propone anche un vademecum per gli elettori basato sull'assunzione di tre impegni. Il referendum di metà percorso si farà nei municipi, in ogni municipio, per chiedere ai cittadini di quei municipi se sono soddisfatti del lavoro che nei 2 anni precedenti ha svolto il loro consiglio e il loro presidente. Se così non fosse, il presidente si dimetterà. Ci sono poi altri 2 punti. Uno è che il sindaco, io in questo caso, terrà un solo mandato. Alla fine del primo mandato non si ricandiderà, lascerà il posto ad altri. E l'altra è che prima della votazione, quindi all'incirca poco dopo la metà del mese, presenteremo tutta la giunta, i 12 assessori, di cui 6 donne, che avranno le responsabilità di guidare i rispettivi assessorati. Lo diciamo prima in modo che i cittadini possano valutarci anche per questo aspetto.